Chiudo con questa riflessione. Qual è il principale motivo di mia preoccupazione da osservatore come leader dell'opposizione che, per quanto io poco creda ai sondaggi, oggi rappresenta l'ampia maggioranza del paese? Ieri vengo dal Veneto, ero con Luca Zaia. Se una regione innovativa, moderna, europea, concreta, produttiva, come il Veneto, pare che fra 15 giorni dia a due sole liste, lista Lega e lista Zaia, il 60%, e alle due liste che rappresentano il governo, PD e 5 Stelle, il 20%, c'è qualcosa che non funziona fra il paese reale e il paese della politica. Quello che io vedo e contesto non sono delle scelte. Il danno in questo momento, e mi chiudo, che può essere fatto alle future generazioni, alla classe che produce in questo paese, è la non scelta. Ed è drammatica, lo stiamo vivendo da un anno. Direttore, ti chiedo, dimmi in questo anno una grande riforma approvata, una. Potevano piacere o non piacere, noi abbiamo, ripeto, il regime forfettario, la legittima difesa, il codice rosso, lo sblocca cantieri, il modello Genova. Sull'immigrazione non parlo perché non me la cerco io, ma se è quadruplicato il numero di sbarchi è un problema che non, di cui farei volentieri meno. Però quello che imputo all'attuale maggioranza di governo è che su Ilva, su autostrade, su Alitalia, sulla giustizia, sui decreti di sicurezza, sulla riforma delle pensioni, sulla riforma del lavoro, sui voucher in agricoltura, ci sono delle drammatiche non decisioni. Io preferirei un governo che decide, e se decidi puoi prendere una scelta saggia o puoi anche sbagliare nella vita e puoi cambiare in corso d'opera. Questo paese rischia di morire di non decisioni. Gli altri stanno correndo. Sul turismo e l'agricoltura, purtroppo la Spagna ci ha già ampiamente superato da tempo ed è una cosa incredibile. Se non si decide, però, occorre prendersi la responsabilità delle scelte. Occorre sulla logistica prendere che conta per il 10% dell'impatto economico sul paese, occorre prendere delle scelte. Non puoi avere al governo qualcuno che dice no e qualcuno che dice sì. Qualcuno che vuole le navi, qualcuno che non vuole le navi, qualcuno che vuole la TAV, qualcuno che non vuole la TAV, qualcuno che vuole il MES, qualcuno che non vuole il MES, qualcuno che vuole la Gronda di Genova, qualcuno che non vuole la Gronda di Genova. Quindi io mi auguro che l'Italia torni a decidere il prima possibile, perché quando decidi dai un indirizzo. Quando non decidi per provare a tirare a campare per le elezioni del Presidente della Repubblica del febbraio 2022, gli imprenditori e gli amministratori che incontro io mi dicono: Matteo, non possiamo aspettare il febbraio 2022, noi dobbiamo arrivare a ottobre 2020 perché la liquidità già adesso è carente. Quindi l'auspicio che faccio non a me, non alla Lega, ma al Paese è che possa tornare a scegliere qualcuno che si prenda la responsabilità di decidere, nel bene o nel male, ma di decidere, perché di immobilismo, di litigio e di incertezze stiamo rischiando di morire. Grazie. Grazie.